Fabrizio Forconi, MMAmania.it, siamo sempre all'evento Imper FC, siamo qui con Luca Ronchetti. Ciao Luca. Ciao. Allora, hai avuto una bellissima vittoria per Kimura contro Luca Vitali. Dici un po' com'è andato il match, le sensazioni che hai vissuto. Mi ha messo molto in difficoltà perché ho sbagliato la tattica iniziale del match. Partito molto aggressivo, molto ground and pound, non me l'aspettavo così, forte fisicamente. Dopo sono andato a terra, avevo visto che comunque si aveva le leve lunghe, quindi ci ho provato. Sono stato a terra e è entrata la Kimura. D'altro canto mi dispiace che si è forse infortunato al braccio, questo mi dispiace, ma purtroppo fa parte dello sport. Puntavi molto sul tuo gioco a terra o è avvenuto proprio per necessità dell'ambiente dell'MMA, diciamo? Sinceramente io pensavo più di impostare il match in piedi, anche perché l'ultimo periodo di allenamenti l'ho fatto prettamente in piedi, perché sapevo che lui era un buon lottatore e quindi volevo portare il match in piedi, solo che in piedi era molto più aggressivo di me, molto più veloce e non riuscivo a contrastarlo comunque. Questa allora è una bella vittoria per sottomissione. È già in programma qualche altro appuntamento? No, purtroppo ancora no. Ok, quindi non sai dirci più o meno se continuerai ad allenarti oppure avrai un periodo di stop più lungo? No, allenarci ci alleniamo tutti i giorni, però ecco, per quanti guardi match non lo so. Vuoi ringraziare la tua palestra dove ti alleni? Sì, voglio ringraziare tutta la Martial Lab di Perugia, la Tribe, in particolare vorrei ringraziare Giordano Brozzi, il mio allenatore per quanto riguarda il Brazilian Jiu Jitsu, e Andrea Cardi per quanto riguarda la parte in piedi di pugilato e tutti i ragazzi che si sono messi tutti a mia completa disposizione per questo evento, quindi la vittoria va anche a loro. Perfetto, allora grazie Luca, ci rivediamo presto sulle nostre pagine. Speriamo, grazie. Ciao Luca. Ciao.